Dopo 196 giorni Rieti torna a giocare al centro d'Italia a Manlio Scopigno e lo fa battendo per 1-0 un Real Giulianova che non ha saputo sfruttare alcune occasioni importanti. 3-5-2 a specchio per le due compagini. Battisti, allenatore della formazione Amaranto Celeste, perde Giannetti, così Orchi è costretto ad arretrare nel pacchetto difensivo. Tirelli è il vertice basso di centrocampo, in attacco la coppia d'Alessandro e Bari. Nel Giulianova Bitetto conferma la formazione che ha pareggiato contro il Pineto. Tocca ancora a Danna guidare la retroguardia giallorossa, in avanti Paudice e Barlafante. Rientrano Demo Leon e Cipriani che partono dalla panchina. Prima parte di gara di marca Reatina che al 19° minuto protesta per un presunto fallo di mano all'interno dell'area di rigore giuliese, ma per Gasperotti di Rovereto si può proseguire tra le proteste molto accese di Orchi. Ancora pericolosi padroni di casa questa volta da calcio piazzato, sempre con Orchi che con il destro a rientrare colpisce la parte alta della traversa. Il Giulianova vive un momento positivo intorno al 30° quando Massetti, direttamente da calcio piazzato, prova la conclusione in porta con il pallone deviato dalla barriera, con la traiettoria che per poco non beffa Saglietti, immobile tra i pali. 3 minuti più tardi ci prova anche Barlafante, bravo a crearsi lo spiraglio per la conclusione Mancina, che però finisce sul fondo. Il Real concede poco o nulla alle abruzzesi, che però hanno sul finire di tempo le occasioni migliori per passare in vantaggio con Paudice. Il numero 9 prima non riesce ad indirizzare di testa la sfera alle spalle di Saglietti, su assist al bacio di Barlafante. Un minuto più tardi invece l'attaccante giuliese si mette in proprio, ma il suo tiro potente non inquadra lo specchio della porta. Con gli stessi 22 in campo la ripresa vede come nella prima frazione il Rieti in avanti, che prova a scardinare la difesa ospite con un colpo di testa di D'Alessandris, conclusione centrale e facile presa di mora. Barlafante in avanti prova per il Giulianova a creare pericolo alla retroguardia reatina, che però ha una doppia occasione al 17°. Errore di Modici in uscita, pallone che arriva a Vari, il quale si fa ipnotizzare da Mora, poi dalla distanza zona viene murato dalla difesa. Al 26° esce dal terreno di gioco Barlafante, al suo posto entra Cipriani e proprio sui piedi del classe 2001 potenziale occasione per passare in vantaggio, ma da due passi il neo entrato spedisce incredibilmente fuori. Battisti prova a vincere la partita esposta a Orchi sulla linea di centrocampo, mossa vincente perché dagli sviluppi di un corner conquistati dal 4 reatino la sfera finisce al limite dell'area di rigore, dove zona prova il gran tiro deviato sotto porta da Galvagno che fa 1-0. Da qui in poi il Giulianova non ha più le forze fisiche e mentali per provare a reagire, così dopo 6 minuti di recupero fa festa il Rieti, che si allontana dalla zona calda della classifica. Per il Giulianova si complica il cammino verso la salvezza, anche se la squadra di Bitetto ha dimostrato di potersela giocare su ogni campo. Nel prossimo turno ancora uno stop per i giuliesi, causa positività nel gruppo squadra dell'Agnonese, che abbiamo anche cercato di riprenderla, ma mancava poco tempo. È stata una partita, come dire, un po' equilibrata, se vogliamo. Noi abbiamo avuto anche nel primo tempo delle buone opportunità per passare in vantaggio, poi nel secondo ne abbiamo avute altre. Loro hanno espresso con molta sincerità un quarto d'ora del primo tempo dove noi non ci avevamo capito nulla, perché loro hanno tenuto, ci aggredivano, non ci facevano giocare e poi cercavano anche di giocare loro, ebbene, hanno ottenuto più un predominio territoriale. Però per noi è un peccato, perché era una partita che si poteva, ecco, dove magari l'episodio, l'azione, una rete poteva capitare anche a noi, invece è capitata a loro. Andiamo a casa sempre comunque pieni di rabbia e con una sconfitta immeritata. Non c'è stato l'approccio sbagliato, nella maniera più assoluta. E anche il campo è un campo, è un ottimo campo, erboso, per carità. È vero che noi stiamo sempre sul sintetico, però sappiamo benissimo che poi quando si cambia superficie ti devi saper adattare, e credo che anche ci siamo riusciti bene, tranne qualche passaggio semplice sbagliato un po' troppe volte. Però ripeto, è stata una partita dove le due squadre si sono espresse con la possibilità di poter superare l'una all'altra. Una vittoria importante per i ragazzi a livello anche di testa, venivano da tanti risultati negativi, quindi è una bella botta di fiducia, dai, per i ragazzi, e sono contento perché hanno fatto comunque anche una buona prestazione. Avevate un po' di timore nel tornare a giocare qui dopo aver approntato la stagione direttamente lì al Cudino, un campo diverso, stretto, in sintetico, però l'avete approcciata bene, avete creato tante occasioni. Sì, no, ma timore no, forse perché
c'era un po' più di paura perché le distanze sono diverse. Questo è un campo regolare e il Gudini è un po' stretto, e quindi però ti porta anche dei vantaggi, perché se sfrutti bene l'ampiezza del campo potresti poi creare delle difficoltà agli avversari. Sono stati bravi a essere pazienti, avevo chiesto ai ragazzi di avere quella pazienza che in questo momento magari viene meno, perché hai fretta di andare in avanti a far gol, e queste partite invece si affrontano secondo me con pazienza e cercando di fare quello che poi durante la settimana andiamo a provare. E i ragazzi, gli devo fare i complimenti perché sono stati veramente bravi.